Eccoci qua. Ciao a tutte. Come mi avevo promesso, 11 e mezzo, siamo online, anzi 11:33 per essere precisi. Volevo fare questa breve diretta, intanto un po' per farmi vedere dal vivo, perché sì, scrivo sempre, quindi magari ogni tanto metto qualche mia foto, però ecco, magari molte di voi che si sono iscritte al gruppo non mi hanno neanche mai, non mi hanno mai vista in faccia, quindi avevo piacere anche insomma ogni tanto di farmi vedere, ecco, anche dal vivo. E poi volevo fare questa diretta così anche, come dire, divertente, e parlare di un argomento appunto di cui ho postato ieri, che è appunto il luogo comune sulle mestruazioni. Sapete che in questo gruppo si parla di ciclo mestruale e di come il ciclo mestruale siamo noi, e con ciclo mestruale ovviamente intendo l'arco di tempo che intercorre tra un sanguinamento e l'altro, quindi i nostri classici 28 giorni piuttosto che 30, piuttosto che 24. Ogni donna sperimenta ovviamente la sua durata. E quindi sapete che, come vi ho più di una volta detto sul gruppo, il nostro ciclo mestruale proprio rappresenta noi stesse, chi siamo, che cosa viviamo nello specifico momento della nostra vita, e anche ci rivela, per esempio, diciamo, i nostri talenti. E risponde molto spesso al nostro "ma chi sono io?", ok? Chi sono io? E dico: se vuoi sapere chi sei tu, ti fai il percorso sulla conoscenza del ciclo mestruale, partendo dal compilare appunto la ruota, la mia famosa ruota mestruale. Vediamo se adesso anzi, vi metto il link dove potete scaricare gratuitamente la ruota, in modo che subito potete cominciare a lavorare sull'argomento. Allora, scusate un attimo, ecco qua. Ecco qua, nei commenti vi riporto, vi ho linkato il link proprio per scaricarvi subito la vostra ruota mestruale, per iniziare subito a conoscere il chi siete, chi sono io, quali sono i miei talenti. Ovviamente sapete che io sul gruppo posto tanti contenuti gratuiti, tante cose interessanti dalle quali potete partire, però ovviamente attraverso il percorso Lunatica, conosci tuoi scopri il linguaggio segreto del tuo ciclo mestruale, potete veramente andare a comprendere che cosa vi sta dicendo il vostro ciclo, quali sono i significati segreti e soprattutto anche la vostra come utilizzare le varie fasi del ciclo, quindi la fase della mestruazione, piuttosto che la fase follicolare, piuttosto che la fase ovulatoria. Vi dice proprio, diciamo, come affrontate le cose della vostra vita e che cosa dovete fare per scoprire di più voi stesse e come affrontare meglio le cose della vostra vita. Comunque, questa era una parentesi ed è ovviamente legata al fatto, però, all'argomento di questo live, che sarà abbastanza breve, ed è appunto i luoghi comuni delle mestruazioni. Ieri ho postato un post dove appunto vi chiedevo di riportare quali sono i luoghi comuni sulle mestruazioni che più, diciamo, vi siete sentite dire durante la vostra vita, e sono usciti alcuni molto carini. E voglio proprio analizzarli con voi uno a uno. Allora, il primo commento è di Daniela Botte, che saluto tra l'altro, e ci dice: "Io ne sentivo uno da piccina, che però credo sia fortunatamente sfatato. Cara Daniela, ti sbagli di grosso. Non so, non si tocca l'acqua, doccia o bagno quando si ha il flusso. Mia madre mi diceva di lavarmi a pezzi praticamente in quei giorni, anziché fare il bagno. Non avevamo la doccia, ma solo la vasca. Ho comunque notato che se faccio un bagno col flusso, per mezza giornata successiva è rallentato. Nessun problema con la doccia invece." Allora, care donne, in questo messaggio c'è veramente tantissimo da dire. Allora, innanzitutto, la cosa che non si tocca l'acqua e che non ci si può lavare durante le mestruazioni è assolutamente una galattica strunzada. Permettetemi, passatemi il termine, ma assolutamente no, non è la verità che durante le mestruazioni non ci si può lavare. Anzi, come probabilmente immaginerete, è ancora più importante lavarsi, perché ovviamente
Il sangue mestruale è anche un, come dire, un modo che il nostro corpo ha per, come dire, per purificarsi. Ok, quindi nel sangue mestruale ci sono anche delle tossine che noi ogni mese, che noi ogni donna ogni mese appunto ci puliamo attraverso questo. E quindi potete capire che stare per 3 giorni, 4, quanto dura il vostro flusso senza lavarvi, ovviamente non è molto igienico. Ok, quindi ci si lava con acqua. Quindi io sono assolutamente contraria a qualsiasi tipo di prodotto per l'igiene intima, non ce n'è bisogno. La nostra vagina e vulva hanno bisogno di essere, come dire, di non seccarsi, ma di essere belle umide, e quindi assolutamente. Non importa prodotti chimici per, appunto, per lavarsi, della semplice acqua fresca e tiepida. Io alterno solitamente, faccio il bidet, prima acqua calda, poi acqua fredda, e questo è legato anche a una pratica per aumentare l'energia sessuale, ma questa cosa ne parleremo poi più avanti. Il fatto che non si possa fare il bagno integro, ok, è proprio un discorso di, diciamo, da dove proviene questa credenza? Perché è una credenza. Innanzitutto proviene da un discorso di che il nostro corpo durante la fase mestruale, come alcuni di voi sapranno, ha bisogno di riposo, ok? Ha bisogno proprio di ridurre al minimo diciamo, gli stimoli, ok? E quindi si pensava che, cioè, avevo letto su un libro questa cosa interessante, soprattutto nell'antica Cina, si pensava proprio che qualsiasi attività che non fosse solo quella di riposare poteva, come dire, allontanare la donna dal processo di purificazione della mestruazione. Ok, questo quindi è un retaggio veramente, veramente antico e diciamo che si porta anche dietro il fatto che una volta, tanto 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 tempo fa, come si vede anche in alcuni film, quando facevano il bagno non è che cambiavano l'acqua ogni volta, ok? Noi siamo abituati a ovviamente lavarci nella vasca e poi buttare via l'acqua, giustamente. Ma una volta, lo si vede anche in tanti film, nella stessa acqua si lavavano in tanti. Quindi, ovviamente, se una donna si lavava e l'acqua veniva, come dire, macchiata, passatemi un termine orribile, comunque veniva macchiata di sangue, ovviamente era un problema, ok? Perché non c'era tutta l'acqua a disposizione come noi adesso pensiamo. Questi sono proprio retaggi antichi che, diciamo, ci siamo portati avanti e per, diciamo, farcela passare ci hanno detto che lavarsi blocca il flusso. E qui ritorno al fatto che Daniela mi dice: comunque, ho notato che se faccio un bagno col flusso per mezzogiorno si viene rallentato. Allora, donne, le credenze sono una roba grande. Cioè, che cosa sono le credenze? Se a me crescono, ok? Se io cresco mia figlia dicendogli da quando lei, adesso mia figlia ha 5 anni e mezzo, ovviamente lei viene in bagno con me, mi vede quando ho le mestruazioni, che mi cambio, eccetera, eccetera, e mi chiede: mamma, che cosa sono queste? Se io cresco mia figlia dicendole: guarda, sono una grandissima scocciatura, sono un problema, non ti lavare perché se ti lavi ti si blocca il flusso, ok? Se io sono cresciuta con questa cosa è entrata nel mio cervello come la verità, cioè la mamma mi ha detto questa cosa, quindi per il mio cervello quella cosa è vera. Quando per il nostro cervello, un certo tipo di cervello, ok? È vera questa cosa, lo diventa anche per il corpo, ok? Questa cosa è incredibile e questo tuo messaggio, Daniela, proprio ti ringrazio perché proprio mi aiuta anche a parlare di questa cosa. Cioè, quella cosa per il mio corpo diventa vera. Quindi io nel momento in cui faccio il bagno e so di avere il flusso, cosa faccio? Blocco il flusso. Perché la nostra mestruazione, come tutto il ciclo, è estremamente legato al nostro cervello, quindi tutto ciò che il nostro cervello elabora durante il mese, il mio ciclo lo riflette, ok? Quindi potete lavarvi quanto volete, potete farvi la doccia, potete farvi il bagno, se veramente notate che il ciclo rallenta, andate a vedere nella vostra infanzia se c'è stato veramente una programmazione neurolinguistica del vostro cervello, ok?
Michela Bordi dice: a me dicevano di non lavarmi i capelli, come sopra, ok? Quindi, come quello appena detto, stessa roba, lavarsi i capelli, ovviamente presume ovviamente l'immergersi, quindi lavarsi, acqua, e quindi ovviamente diventava quello anche un surplus, no, di acqua, e quindi non te lava proprio, quindi manco i capelli, ok? Quindi cosa c'entra i capelli se ci c'è? Proviamo a pensare razionalmente questa cosa. Cosa c'entra lavarsi i capelli col ciclo mestruale, con le mestruazioni, cioè. Ok, sono proprio preconcetti, pregiudizi che derivano da situazioni di vita, veramente stiamo parlando di migliaia di anni fa, ok? L'altro luogo comune, ecco anche questo, grazie Alessandra Lunetto, in casa, tra l'altro Alessandra Lunetto, io non lo so se tu, se Lunetto è il tuo vero cognome, ma cioè, tu c'hai la luna nel nome, quindi cioè, la tua strada è segnata praticamente. In casa si diceva di non toccare le piante nel periodo del flusso perché altrimenti sarebbero morte. Michela Bordi, anche lei conferma che anche da lei si diceva così. Sandra Mora, commenta: anche a me diceva così la titolare di un ristorante dove lavoravo da giovane, pensate un po'. Eravamo in tre donne dipendenti e non potevamo dare da bere ai gerani del terrazzo quando avevamo il ciclo, quando avevamo le mestruazioni. Mi raccomando, il ciclo, ricordiamoci sempre che è il periodo di tempo che intercorre tra una mestruazione e l'altra. Altrimenti le foglie sarebbero ingiallite. Pensate un po'. Naturalmente non è vero perché abbiamo fatto l'esperimento a turno. Ecco, vedi, interessante anche questo. Cioè, voi sapevate razionalmente che non è vero, però avete dovuto tipo San Tommaso, ok? Per convincervi che veramente non era così, avete dovuto provare, ok? E vi siete accorte che è ovviamente una stronzata, un'altra stronzata galattica anche questa qua. Cioè, ragazze, la cosa di tocco le piante oppure faccio la crema pasticcera e la crema impazzisce quando ci sono le mestruazioni, non posso cucinare, non posso fare il pane perché non lievita, non posso fare la pizza perché non lievita. Allora, hanno essenzialmente due soliti retaggi. Allora, il primo ha a che fare col fatto che nei giorni, e che ha una certa valenza, che nei giorni delle mestruazioni possibilmente la donna dovrebbe stare a riposo il più possibile, ok? Ma questo non per le stronzate che vi hanno raccontato, sia che maledite il pane se lo fate, o le foglie delle piante muoiono, o se seminate con le mestruazioni aiuto, che anche qua c'è in realtà un'altra lettura ancora. Cioè, in realtà no per questo, ma semplicemente perché durante le mestruazioni per noi donne avviene un processo alchemico pazzesco, ok? Pazzesco, e anche una rivitalizzazione proprio a livello di energia sessuale che prevede e vuole, ok, pretende, non solo prevede, ma pretende proprio che noi donne riposiamo il più possibile. Quindi questa cosa con fare il pane, far giardinaggio e fare tutto il resto ovviamente va a cazzotti, ok? Però non è tanto che se io comunque con le mestruazioni decido di fare il pane, comunque magari lo faccio e sarò più stanca, perché ovviamente le mie forze in quel momento sono, diciamo, convogliate per fare altro, ma non è che il pane non lievita perché io ho le mestruazioni, cioè sono cagate, ok? È chiaro, cioè nel senso non è così. Cioè il pane non lievita perché in quel giorno lì non lievita, se anche dovesse capitare che io faccio la pizza con le mestruazioni, ok? Sono proprio retaggi che hanno a che fare, appunto, come dicevo, con questa esigenza della donna di riposare il più possibile durante le mestruazioni. Poi un'altra cosa che è legata appunto a questo, no? Non toccare le piante, non fare la crema perché impazzisce, eccetera, eccetera. C'è un'altra cosa che è appunto legata al patriarcato, cioè cosa vuol dire legata al patriarcato? È legata al fatto che a un certo punto il potere femminile e tutto quello che la donna rappresentava, ok? E tutta la magia, okay, che la donna rappresenta, ha iniziato a far paura, e quindi ovviamente loro sapevano che la donna con le mestruazioni aveva dei poteri, okay, e li abbiamo anche adesso, ma ben nascosti, ok? Quindi nelle antiche tribù matristiche era la donna che dava, diciamo, vedeva proprio grazie alle mestruazioni.
vedeva e diceva al villaggio quali erano i passi successivi, perché la donna durante la mestruazione ha la visione di quello che sarà. Quindi nel momento in cui questa cosa come dire, ha fatto a pugni, okay, con interessi diversi e quindi diciamo, si è instaurata la logica patriarcale, okay, il potere femminile è stato visto come pericoloso. Quindi tutto ciò che aveva a che fare con il sangue mestruale è diventato pericoloso. Questo è il termine più corretto, ok? Quindi, essendo diventato pericoloso il sangue mestruale, la donna, la ciclicità e tutto il resto, ovviamente si sono creati tutta una serie di miti, ok, sulla mestrualità, che purtroppo ci portiamo ancora oggi, nel 2020, quando dovremmo in teoria aver superato queste cose. Scusate, guardo un attimo la chat. Micaela Altomare, posso fare una domanda? Certo, Micaela, prego, sono qua apposta. Intanto vado avanti con i luoghi comuni. Cristina Caliò Lombardo mi dice che mi hanno raccontato che non si fanno le provviste, provviste intese come le salse fatte in casa, i sottoli, i sottasceti, queste cose qua. E sì, allora Cristina, è lo stesso, praticamente è lo stesso, come si può dire, è lo stesso concetto del non fare la pasta, non fare la pizza, non cucinare, non toccare le piante. C'è sempre questa sorta di maledizione che in realtà deriva, come dicevo pochi minuti fa, da proprio la maledizione, no, dell'essere donna che il patriarcato ci ha bollato addosso, e quindi donna mestruata, donna strega, di streghe ne hanno bruciate diversi milioni, quindi capite che queste credenze sulla mestrualità sono arrivate veramente io, anche io, mia nonna che mi è cresciuta con non ti lavare durante le mestruazioni, no? E qui lavare, appunto, lo dicevamo all'inizio, a che cosa era legato. Però anche questo fare le provviste certamente è legato come dicevo prima, è legato a questa maledizione, no? Che il sangue mestruale non si sa perché ha, perché in realtà, appunto, come dicevo prima, nella mestruazione c'è la visione e quindi non potevano più comandare le donne, quindi ci hanno spodestate attraverso il nostro potere. Greta Perotti ci dice: da parte di un amico senegalese, mi ha detto che da loro una donna mestruata è considerata letteralmente indisponibile e il sangue mestruale nocivo addirittura per l'uomo che vi entra in contatto, essendo sangue di scarto. Allora, anche questa è un'altra super mega credenza. E ovviamente, allora, il sangue mestruale non è un sangue di scarto, o meglio, è sangue mestruale, è l'endometrio che si sgretola per il fatto che dopo l'ovulazione non c'è stata gravidanza, ok? Quindi è semplicemente l'endometrio è il rivestimento dell'utero, è un po' un cuscinetto, un salottino che si crea dentro l'utero, dove il bambino, dove appunto l'embrione si va a insediare, ok? E poi cresce ovviamente. Se la gravidanza non c'è, ovviamente c'è la mestruazione e quindi questo endometrio si comincia a sfaldare attraverso un processo ormonale particolare e sanguino, ok? Quindi in un certo senso è vero che è sangue di scarto, anche se è proprio un brutto nome, sangue di scarto, ok? Però assolutamente cosa vuol dire nocivo per l'uomo? Cioè, nel senso, non è nocivo per l'uomo. In realtà anche qua mi viene da dire che allora, la donna è considerata indisponibile, è vero. Mi viene proprio da dire sì, è vero, perché noi donne durante le mestruazioni dovremmo prenderci proprio i nostri 2 giorni almeno di ritiro sabbatico e quindi siamo indisponibili, cioè non siamo disponibili come lo siamo di solito, ok? Cioè la nostra, non è che noi, cioè, noi donne non possiamo vivere perennemente nella nostra fase materna, della fase della madre, ok? Cioè, noi donne abbiamo diverse fasi e per fortuna e abbiamo anche la fase mestruale dove siamo indisponibili, ok? Questo girano i coglioni a un sacco di persone quando noi donne
ci mostriamo indisponibili, ok? Perché viene sempre accettata la nostra parte in luce, no? La nostra parte sì, faccio, ma certo, amore, sono disponibile, ma sì, certo, eccetera, eccetera. E invece la nostra parte più oscura, tra virgolette, non viene accettata. Quindi in questo senso c'è giudizio sulla mestruazione, la donna è indisponibile e il sangue mestruale è nocivo. Sti cazzi, addirittura nocivo, cioè, insomma, ragazzi, aiuto. Non è nocivo, si può fare l'amore con le mestruazioni senza nessun tipo di problema, ok? Se al vostro compagno gli fa schifo fare l'amore con le mestruazioni, scusate, ma è un problema suo, ok? Quindi non siete sbagliate voi se durante le mestruazioni, ad esempio, volete fare l'amore, perché il vostro sangue mestruale non è velenoso. E non la vostra non brucerà nessun membro, scusate, sono un po' così, però dai, insomma, basta, andiamo oltre a queste cagate, cioè, anche no. Micaela, sì, anche se non c'entra nulla. Non c'entra nulla con questo, scusate, leggo la chat. Non c'entra nulla con questo, però volevo chiederle, lei si occupa solo di mestruazione oppure fa anche l'ostetrica? Allora, questa è una domanda che mi puoi fare. Ti rispondo in privato, puoi scrivere privatamente e ti racconto quello che faccio precisamente. Poi, Michelle, ciao. Michelle chiede, riguardo la stanchezza e il bisogno di riposo, succede anche nei 2 o 3 giorni precedenti il ciclo? Beh, sì, assolutamente, sì, sono la fase premestruale. Si inizia a prevedere il riposo e anche come si dice, lo staccarsi dalla realtà, ok? Quindi sì, è vero, la nostra parte oscura viene rifiutata, che rabbia. Eh sì, Michelle, ahimè. Michaela dice, è normale avere dolori al seno e nausea durante l'ovulazione? Allora, Michaela, è normale, bisogna capire cos'è il normale, nel senso che, diciamo, dei fastidi durante l'ovulazione possono esserci. Io non, cioè, nel senso, no, non è un qualcosa di cui preoccuparsi, oddio, ho dolori e nausea durante l'ovulazione. Cioè, probabilmente ci sono delle oscillazioni ormonali che ti generano questo, ok? Però ovviamente a livello della fisiologia non ci dovrebbe essere né la nausea né grossi dolori al seno, magari un po' di tensione, sì, ci sta perché ci sono degli ormoni coinvolti che possono generare un po' di tensione al seno, però diciamo che anche la nausea, diciamo che questi oscillazioni ormonali probabilmente non sono poi così equilibrate. Ci sono delle oscillazioni probabilmente che fanno un po' più picco e poi cadono, e poi picco e poi cadono, altrimenti sì, diciamo che un po' di fastidio sì, però se è una cosa prolungata, ecco, non è grave, cioè, non è una cosa da dire oddio, mi devo preoccupare, però diciamo che se dovessi proprio dirti è nella fisiologia, ti direi ni, ok? C'è qualche oscillazione ormonale che forse ha qualche picco di troppo. Sì, Michela, se vuoi puoi scrivermi in privato, sai che io in privato rispondo, rispondo, però ovviamente non vi rispondo ai vostri casi specifici così, cioè ragazze, perché il ciclo mestruale ha delle sue dinamiche, quindi ovviamente se voi mi scrivete in privato e mi chiedete, mi raccontate la vostra situazione, io posso darvi delle indicazioni generali, ok? Non posso rispondervi sulla vostra situazione specifica, perché per rispondervi sulla vostra situazione specifica io ho bisogno di seguirvi, ok? Con le mie sessioni, con i miei percorsi, ma no perché ho bisogno di raccogliere dei dati per darvi delle informazioni più precise. Quindi puoi scrivermi in privato sapendo che avrai una risposta generica. Continuiamo con l'argomento di questo piccolo live. Allora, Daniela sempre ci scrive, scusate, anche tra gli ebrei la donna mestruata è considerata impura. Il mio parrucchiere, ad esempio, israeliano di Tel Aviv, è a disagio se fa i capelli ad una donna col flusso, pensate. Lo verificai io stessa anni fa, un giorno in cui gli feci capire che la messa in piega sarebbe stata dura, altro luogo comune. Sì, allora, ok, adesso ci arrivo. E lui ebbe proprio una reazione fisica. Mi fece sorridere da allora, per rispetto non gli faccio più intendere nulla. Allora, Daniela,
La piega sarebbe stata dura? Nì, in effetti non è proprio un luogo comune, ma diciamo durante le mestruazioni, diciamo che le nostre risorse fisiche sono impegnate in altro, quindi è molto probabile che i capelli durante, diciamo, essendoci anche un calo del progesterone in quei giorni, è molto probabile che i nostri capelli non sono così belli come per esempio nella fase ovulatoria o post-ovulatoria, ok? Quindi diciamo che è come se le nostre risorse del corpo, vedete infatti i miei, sto uscendo dalla mestruazione. Durante la mestruazione cambia la faccia, siamo un po' più streghe in faccia, proprio sono un po' più di occhiaie, i nostri capelli sono un po' più ingestibili, proprio perché le risorse del corpo sono impegnate nel fare altro, quindi non nel rendere belli i nostri capelli o la nostra pelle, ma sono impegnate nel rendere, diciamo, proprio nel movimento dell'utero che deve appunto espellere l'endometrio, ok? E anche in altri processi che adesso non sto qua a dirvi. Quindi sta cosa dei capelli, in effetti, Daniela, ci avevi un po' ragione. Poi sul fatto che ovviamente anche tra gli ebrei la donna mestruata è considerata impura, è sempre la solita credenza per cui, siccome noi donne durante le mestruazioni tiriamo fuori il nostro potere, ok? Il potere di vedere oltre le cose e quindi di avere una visione sulle cose, su di noi, sugli altri, eccetera, eccetera, e quindi a un certo punto diciamo che non c'è più, non gli siamo più andate bene e quindi siamo diventate impure, ok? In questo senso. Infine, l'ultimo commento di Nicole Sambo, di non lavarsi o almeno non i capelli, se no rischi l'emorragia, cioè, veramente, addirittura, allora, vedete, poi quando le credenze sono credenze, appunto, no? Allora, prima qualcuna dice, Daniela, mi pare, diceva che se mi lavo i capelli, se mi lavo interamente, mi si blocca il flusso, ok? Invece Nicole ci riporta all'esatto contrario, se ti lavi rischi l'emorragia, quindi vedete proprio che non c'è nessun, proprio, non c'è nessuna valenza scientifica in queste cose, ma sono proprio credenze, che se noi siamo cresciute con quelle credenze, cavolo, cioè noi veramente siamo impostate, ok? Quindi veramente nel momento in cui poi mi faccio il bagno con le mestruazioni, poi mi viene l'emorragia davvero, perché ci credo talmente tanto, cioè il mio cervello dà. Talmente ta cioè, è talmente importante ciò che noi abbiamo registrato nel cervello che poi lo facciamo accadere. È incredibile sta cosa, no? E se impasti durante il ciclo non viene bene, stessa roba di prima, dicevamo non puoi cucinare, non puoi fare una cippa lippa, insomma, no, sono tutte credenze. Quindi donne, ragazze, allora, quando avete le mestruazioni, quello che dovete fare è riposare, ma non perché siete impure, perché siete sbagliate, eccetera, eccetera. Dovete riposare perché semplicemente il processo della mestruazione questo richiede, ok? Richiede riposo perché dentro la mestruazione ci sono delle stanze particolari, ok? Sono proprio dei poteri, ok? Che voi potete assolutamente esercitare. Che vi fanno vedere chi siete, dove volete andare, la vostra direzione nella vita, eccetera, eccetera. Quindi è vero che è fondamentale non impastare, non cucinare, fare il meno possibile, ma non perché siete impure o sbagliate, ribadisco, ma perché ne avete bisogno voi e il vostro corpo, ok? Quindi mi raccomando, queste sono proprio, tentate di deprogrammarvi da queste credenze, perché sono più forti e potenti di quello che credete, cioè potete proprio fare un bell'esercizio e scrivere su un diario tutte le credenze con cui vi hanno cresciuti, tutto ciò che avete sentito in famiglia rispetto alla mestruazione e vedere eventualmente come la vostra mestruazione reagisce, no? A queste vostre credenze. E veramente tentate di deprogrammarvi perché cioè, non si può arrivare a 30-40 anni a soffrire di dolori mestruali perché magari tua nonna, tua mamma ti ha detto che sei una donna e quindi sei assolutamente maledetta perché hai le mestruazioni e soffrirai tutta la vita. Cioè, no, ok? Questa cosa dobbiamo veramente togliercela di dosso e andare oltre. Allora, leggo un po' la chat.
Agnieszka, ciao, ciao. Michelle, viva il potere. Yes, viva il potere. Lisa, io ho sentito non toccare le piante durante il ciclo perché le bruciamo. Sì, ne abbiamo parlato prima, Lisa, infatti. Durante la mestruazione, brava, sei corretta. Esatto, sì, fa parte delle strunzate, sì, che ci dicono proprio, no? Non toccare le piante perché se... Allora, noi siamo streghe, noi donne, cioè assolutamente, cioè noi abbiamo un potere pazzesco, no? Quindi è assolutamente urgente che ognuna di noi si riprenda il suo potere e io vi posso aiutare, ok? Mi raccomando. Anzi, visto che siete qua, io vi riposto anche il link al mio percorso Lunatica, che tra l'altro è a un prezzo di super lancio in questo periodo. Scusatemi, ce la posso fare. Sto cercando di aprire il sito. Portate pazienza un attimo. Allora. Sì, niente Lisa, tranquilla, figurati. Ecco qua, vi ho postato il link di Lunatica. La Lunatica adesso è a un prezzo veramente super, 5 sessioni a soli 250 euro, ovviamente rateizzabili, pagabili mensilmente, ok? E quindi sono 5 sessioni, una a ciclo mestruale, quindi sono 50 euro al mese, ok? Che potete rateizzare in questo modo e già in 5 incontri con me potete veramente comprendere di voi tante cose, studiare tante cose del vostro femminile, della vostra ciclicità e portarvi a casa veramente tanto. Poi, ovviamente, dopo le 5 lezioni si può decidere se continuare oppure no. Però, ragazzi, voi siete donne, streghe inside e voi dovete tirarla fuori sta roba, cioè dovete conoscerla assolutamente, quindi per una vostra salute, ma anche per un vostro stare nella vita e per aiutare gli altri anche, perché c'è cioè, nel momento in cui noi donne riusciamo veramente a tirare fuori noi stesse, veramente possiamo aiutare anche tanto gli altri, possiamo aiutare i membri della nostra famiglia, le nostre amiche, le nostre colleghe, veramente possiamo fare quelle cose molto fighe, quindi se volete approfittate proprio di questa offerta del percorso Lunatica perché è molto conveniente. Michaela mi chiede: ma è vero che se abbiamo le mestruazioni non si può fare sport o il bagno? Che succede se facciamo il bagno in acqua salata? Niente, Michaela, non succede niente, tesoro. Allora, non si può fare, allora, non si può fare sport. Allora, non è vero che non si può fare sport, ma diciamo il consiglio durante le mestruazioni sarebbe fare meno sport e soprattutto meno sport agonistico, ok? Quindi, allora, se io faccio troppo sport agonistico nei giorni prima delle mestruazioni e durante le mestruazioni, diciamo che posso compromettere il mio ciclo mestruale, ok? Perché sforzo troppo, diciamo che le mie energie non sono convogliate nella mestruazione, ma vanno disperse in altre cose. Quindi il mio consiglio è durante i giorni delle mestruazioni, che sono 2-3, voglio dire 3 giorni a settimana al mese, non è che sia sta tragedia, se fare uno sport più leggero. Quindi io consiglio, non so, lo stretching, un po' di Pilates, lo yoga, per esempio, tantissimo. Quindi proprio fare uno sport leggero, ok? Delicato, quindi che aiuti l'allungamento, aiuta per esempio lo svuotamento, ci sono delle posture yoga che per esempio aiutano proprio lo svuotamento dell'utero, ci sono degli esercizi che si possono fare proprio per aiutare la mestruazione dell'utero a scaricare, per esempio chi soffre di spotting sarebbe molto importante che imparasse questi esercizi. Però Michela si può fare sport più leggero, ok? Quindi se fai attività agonistica, nei giorni delle mestruazioni la cosa importante sarebbe che ti riposi, ok? E che fai un'attività fisica moderata e mirata più che altro al momento che stai vivendo. Il bagno lo puoi fare, sì, certo, puoi fare il bagno, anzi, se soffri di dolori mestruali, un bel bagno caldo e in acqua salata ancora di più aiuta proprio a distendere il bacino, i muscoli del miometrio, quindi i muscoli dell'utero, e proprio l'acqua calda aiuta proprio a distendere, quindi se avete dolori mestruali assolutamente fatene anche di più di bagni, cioè se avete proprio un attacco
vi riempite la vasca con l'acqua calda, vi mettete dentro un po' di sale che aiuta, un po' di olio essenziale alla lavanda per esempio, e vi immergete nella vasca calda e state lì, vedete già come i dolori mestruali migliorano. Ok, se non c'è nient'altro, io vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato. Pensavo a quest'ora, insomma, anche che ci fossero meno persone, invece, dai, sono proprio felice della vostra partecipazione. Se chi guardasse la diretta più tardi o vuole farmi delle domande, anche più tardi può farmele, io ovviamente rispondo. E per adesso niente, vi saluto, vi mando un abbraccio a tutte e come sempre brindo al vostro Wonder Utero. Un abbraccio, ciao, ciao a tutte, ciao ciao.